abbiamo sofferto, ma io mi aspettavo una partita difficile. Mi aspettavo una partita difficile perché chiaramente l'avversario è forte. Secondo me ha avuto un po' di difficoltà un po' di tempo fa, ma la partita che ha fatto col Napoli aveva ritrovato spirito, aveva ritrovato aggressività, una squadra fisica, una squadra tecnica, e quindi ci sta di soffrire. Credo che nel primo tempo, anche per colpa mia, dove è abbassata un po' di più la posizione di Salemakers, abbiamo sofferto un po' troppo. Dopo sul 2-0 siamo stati meno aggressivi, ma abbiamo un'anima, abbiamo uno spirito, abbiamo un cuore che non muore mai, e questa è la vittoria del nostro popolo, dei tifosi rossonelli che ci hanno accompagnato in via Caprilli, per tutto via Caprilli, con un entusiasmo, una passione che noi sentiamo e cerchiamo di ripagare in campo con queste prestazioni. Quindi una grande soddisfazione sicuramente, perché comunque non abbiamo fatto niente ancora, questo ci mancherebbe, però abbiamo chiuso una prima parte di stagione completamente positiva e siamo molto soddisfatti di regalare qualche bel momento ai nostri tifosi in un momento per tutti un po' delicato. I miei giocatori non vedono l'ora, io insieme a loro, di poter ritrovare i nostri tifosi. Voi provate a immaginare adesso, in questo periodo, con le nostre prestazioni, con i nostri risultati e con la voglia che mettiamo in campo, cosa sarebbe San Siro, ma cosa sarebbe qualsiasi stadio in Italia con tutti i nostri tifosi. Quindi chiaramente, che poi forse all'inizio qualche giocatore ha tratto dei vantaggi da meno pressione, ci sta anche, ma è passato quel momento lì. Abbiamo le nostre certezze, abbiamo le nostre convinzioni, abbiamo le nostre sicurezze, e i tifosi ci aumenterebbero, come stanno dimostrando, perché sono, tra virgolette, piccoli episodi, ma voi non immaginate quanto comunque alla squadra faccia piacere, dia ancora qualcosa in più queste manifestazioni dei tifosi che sono eccezionali. Quindi ripeto, il nostro deve essere un rapporto, noi cerchiamo di dare per tornare indietro, per averci qualcosa, e loro guai, di fuori ci danno per poi avere un ritorno. Quindi le cose stanno andando bene di pari passo, e noi l'augurio che faccio a tutti, chiaramente, per le feste di Natale, che ognuno possa trovare sotto l'albero quello che desidera, e per noi, che noi possiamo trovare nel 2021 i nostri tifosi allo stadio. È vero che purtroppo questa classifica qua l'abbiamo presa nel nostro spogliatoio, nella palestra, in tutti i luoghi dove eravamo da gennaio in poi, e che non ci dà nessun premio, non abbiamo vinto niente. Però vale tanto per il nostro percorso, per il nostro lavoro, per i nostri sacrifici, per il nostro club. Significa avere trovato una via giusta, un modo di lavorare, una cultura, una passione, un entusiasmo che a Milanello noi viviamo tutti i giorni, e abbiamo fatto un 2020 importante. Poi è chiaro che non ci accontentiamo, non abbiamo vinto niente, bisogna ripartire con lo stesso entusiasmo, con la stessa volontà, con la stessa voglia di giocare bene e di soffrire nei momenti difficili, e poi sperare di ottenere qualcosa di sempre migliore. Sono molto contento, e i complimenti vanno fatti al club, che comunque è vero che abbiamo investito su ragazzi giovani, ma ragazzi giovani stanno crescendo, stanno dimostrando maturità, stanno acquisendo le giuste esperienze, con qualche errore, con qualche sbavatura, come è normale che sia. Però no, mi auguro che non ci sia ancora in fondo, perché credo che siamo solamente all'inizio del nostro percorso. Io ritengo che il nostro lavoro, è vero che io sono arrivato a ottobre, ma il lavoro nostro è cominciato a gennaio, per una serie di motivi. Io credo che è cominciato il 22 dicembre, quando purtroppo perdemmo a Bergamo 5-0. Da lì è cominciato il lavoro nostro. Quindi il lavoro che dura solo da un anno, e per cercare di fare dei risultati importanti ci vogliono più anni, però adesso le basi ce le abbiamo e dobbiamo consolidarle. A tutti voi e a tutti i tifosi del Milan, buon Natale a tutti, e speriamo di vederci presto. Sicuramente abbiamo chiuso l'anno nel miglior modo possibile, e penso che anche stasera abbiamo fatto vedere che siamo una squadra vera, che lotta per 90 minuti. Abbiamo fatto vedere anche spirito e determinazione giusta, e dobbiamo continuare su questa strada. Secondo me quello che è piaciuto a mister soprattutto è fase difensiva, che penso che ho risposto molto bene sulle cose mi ha chiesto mister. E davanti, primo tempo forse un po' meglio, ho sbagliato alcuni passaggi facili, ma sicuramente che ero condizionato anche di prima, che non sono ancora libero di testa, ma spero. Devo ringraziare anche ai miei compagni e allo staff, a mister, che hanno fiducia sempre in me, e credo che farò bene al futuro. Teo è
dall'inizio si vedeva questa qualità, ma devo dire che soprattutto ha migliorato tantissimo in fase difensiva, che anche mister prima, quando faceva vedere video, faceva vedere le cose sbagliate, cosa faceva Teo, invece adesso fa sempre la cosa giusta tatticamente, che se c'è un paese dove si impara tattica è questo in Italia. E è migliorato tantissimo poi per le cose davanti che fa, ho detto anche prima, non esiste nessuno che non piace quello che fa Teo, perché è davvero bellissimo da vedere quando parte da dietro, quando punta gli avversari. È sicuramente un grandissimo giocatore, ha un grande futuro. Auguro a noi che continuiamo così e con queste vittorie, poi penso che possiamo arrivare lontano, ma mi auguro anche salute come tutti i miei compagni e spero che facciamo bene. Significa tanto, i tifosi sono stati fantastici oggi come sempre e speriamo di vederli il prima possibile allo stadio, perché la loro assenza si sente un po'. La squadra ha fatto una grandissima partita, una partita molto sofferta, però contro una grande squadra, però siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Mi trovo bene con tutti, Pierre è un ottimo giocatore, anche se è giovane, ha voglia di lavorare e di migliorare, quindi sicuramente farà bene. Speriamo che possiamo continuare su questa scia o fare anche meglio, e speriamo che i tifosi possano tornare allo stadio il prima possibile.